Intanto il senso della mia presenza qui è quello di ringraziare i carabinieri, di confermare la mia vicinanza e il mio senso di riconoscimento che ho nei loro confronti, e perché ancora una volta hanno fatto un'indagine di qualità. Assieme abbiamo fatto sinergia partendo dai comandanti della stazione dei carabinieri fino ad arrivare al comando provinciale, fino ad arrivare alla procura distrettuale. È un'indagine di qualità fatta di riscontri, di intercettazione telefonica, ambientale, di denunce di parti offese, di gente che ha visto l'arroganza di questi criminali, di questi delinquenti che pretendevano di fare delle estorsioni. Sì, come dicevo prima, qui siamo ancora a parlare dei Muto. Questa organizzazione, questa associazione di inquinata tra traffico di stupefacenti, tra l'altro serviva a finanziare l'organizzazione, tra l'altro serviva a mantenere i detenuti in carcere. Questo dimostra sempre come la difficoltà, e mette in discussione tutto ciò che riguarda il regime carcerario, la difficoltà di creare e di sterilizzare il carcere rispetto ai mafiosi che sono all'esterno. Questi soldi servivano a mantenere i detenuti in carcere, i soldi provenienti dal traffico di droga, ed era riferita in particolar modo ai Muto di Cetraro. In che modo la cosa? Perché ogni volta che si fa un'operazione è ovvio che non si è sul piano probatorio, non si riesce a dimostrare la penale responsabilità di tutti gli associati. Anche oggi abbiamo arrestato tutte queste persone, decine di trafficanti di droga, sicuramente sono rimasti 10 fuori, i quali cercheranno di organizzarsi per ricominciare ad occupare gli spazi lasciati liberi dagli arrestati di questa notte. Quindi sta alla cosiddetta società civile, sta alla gente rioccupare gli spazi che questa notte siamo riusciti a liberare.